Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video del canale. Il video di oggi è una profile GOAT, per la precisione di Energy Barn, che mi è stata gentilmente inviata da Evil, un utente del mio server Discord, e ho deciso di portarvelo in formato cartaceo perché ho tutte le carte, quindi perché no, una volta ogni tanto. Prima di andare avanti, ho solo da dire un paio di cose. La prima è che è una versione un po' particolare rispetto agli altri Barn più tradizionali che ho portato sul canale, che è una win condition differente e soprattutto un playstyle diverso di parecchio rispetto all'altra versione di Barn. Poi vi spiegherò un po' tutto meglio durante il video. La seconda cosa è che se volete vedere le altre possibili varianti di questo mazzo, le trovate tutte nella playlist del canale dedicata alle decklist del GOAT. Molto spesso, intanto, mi chiedete liste che ho già portato, quindi magari terminate il video, passate a dare un'occhiata. Detto questo, quindi direi che possiamo anche iniziare e partiamo dal reparto mostri. Troviamo una Cyber. La carta ci serve per andare a pulire board troppo grosse. Non abbiamo molti removal per i mostri, quindi se gli avversari sono molto avanti rispetto a noi e non vediamo i pochi out che ci troviamo nel mazzo, possiamo essere in una situazione un pelino strana. Quindi tutte le carte che fanno da gigantesco pulsante di reset sono sempre ben accette. E Cyber Jara la dobbiamo assolutamente includere. Procediamo con il 2x del Koala Dess. Koala Dess su Flip va a infliggere 400 punti di danno all'avversario per ogni carta nella sua mano. La cosa bella è che qua, rispetto ad altre versioni del Barn, Koala Dess è buono anche se lo vediamo a partita inoltrata, perché il nostro deck va a disincentivare tantissimo l'avversario al tirare effettivamente carte sul tavolo, perché tutte le volte che andrà a mettere qualcosa solitamente dovrà pagare i 500 di catene di energia e quindi si terrà tantissime carte nella mano e il Koala avrà un valore immenso quando e se riuscirà a risolvere. Poi 3x di Pomodoro Mistico, Floater, lo dobbiamo includere qua dentro perché non sempre apriremo con le carte che vanno effettivamente a limitare la possibilità dell'oppo di attaccarci e se non le vediamo, Pomodoro è utilissimo perché va a parare comunque tanti potenziali attacchi. In più ci va anche a prendere dal mazzo un paio di carte che ci possono servire per la nostra strategia. 2x di Lava Golem, il mazzo ha molti modi effettivamente di impedire all'oppo di attaccarci, la carta è buona perché va ad outare anche qua cose che non vogliamo che restino sul tavolo del nostro avversario. E in più lasciandolo lì perennemente andremo sempre a barnare comunque sia i life points del nostro oppo. Quindi ovviamente una buonissima carta che ci aiuta anche nella nostra strategia di mazzo. Andiamo avanti con la Giara Trasformante. Su flippata andrà a far scartare sia noi che all'avversario tutta la mano e pescheremo una nuova mano di 5 carte. Molto molto carina, può tornare utile alcune volte per riuscire a vedere le carte che servono effettivamente per fare quello che vogliamo con il mazzo. Qualche volta può anche essere un po' una tragedia perché magari diamo la possibilità al nostro oppo di pescare una tempesta potente, tifone o qualche cosa che comunque possa outare il mini lock che abbiamo sul tavolo, però è un rischio che ci dobbiamo prendere. Per concludere il reparto mostri troviamo un Sangan che possiamo portarci tranquillamente con Pomodoro e due coppie di Uccello Furtivo, anche lui evocabile tranquillamente con Pomodoro e praticamente la carta ci dà la possibilità di metterla coperta una volta per turno. Quando la andremo ad evocare per scoperta andremo a infliggere 1000 danni ai life points dell'avversario, che non ci dispiace assolutamente e ci aiuta a chiudere la partita prima. Passiamo quindi al reparto magie, dove abbiamo il 3x di Capro. Non ho trovato la terza coppia, non so effettivamente dove l'ho infilato. Comunque sia, Capro è da includere dentro il mazzo perché aiuta a stallare. Purtroppo abbiamo sì delle carte che ci permettono di fermare l'avversario, ma qualche volta non bastano o non le vediamo. Parlando di carte che ci fanno stallare, troviamo anche 2x di livello limite area B. Praticamente tutti i mostri scoperti di livello 4 superiore vengono messi in posizione di difesa. Come unica gigantesca staple di formato abbiamo solo Anfora dell'Avidità. Non giochiamo carità, non giochiamo duo, per il semplice fatto che vorremmo tenere le magie limitate al numero minimo sindacale per una carta che giochiamo nel repartino trappole. E penso che Anfora si commenti da sola. Per aiutarci con la strategia Barn, troviamo anche il 3x di Cannone Onde Sonic, che è una carta che è abbastanza lenta perché ci mette parecchio per riuscire a avere abbastanza segnalini per essere davvero un problemone per il nostro oppo, ma quando riesce a risolvere farà comunque tantissimi danni all'avversario. Poi tre copie di catena di energia, la carta che dà effettivamente nome al nostro mazzo. Praticamente dice che sia noi che il nostro avversario, tutte le volte che vogliamo giocare o posizionare qualcosa sul terreno dalla mano, dobbiamo andare a pagare 500 life points. È una limitazione enorme, può sembrare poco, ma sono tutti danni che piano piano vanno
vanno a sommarsi molto velocemente. Ed è una carta che dovete imparare a giocare molto bene, perché se la tirate troppo presto sul tavolo rischiate di perdere da soli. Dovete buttarla, diciamo, quando siete molto in vantaggio rispetto al vostro avversario, praticamente va a sigillare completamente la partita. Perché dopo poi non può più fare nulla, si tiene semplicemente 2000 carte in mano e appena vediamo una carta da bar in serio, la tiriamo e andiamo a terminare la partita. L'unica difficoltà grossa di giocare questa build rispetto alle altre barn è riuscire a imparare bene il timing giusto per tirare questa carta. Andiamo poi al repartino trappole, dove troviamo il 2 per di Maledizione dell'Oscurità. Praticamente ogni volta che viene attivata una carta magia, immediatamente dopo che si è risolta, il giocatore che l'ha attivata subisce 1000 danni. Proprio per questo vorremmo tentare di tenere le magie al limite minimo sindacale. Come la maggior parte di voi saprà, nel GOAT tutti i mazzi o quasi tutti i deck giocano un quantitativo assurdo di spells, quindi è molto facile infliggere tanti 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 danni agli avversari oppure costringerli a tenere quelle carte in mano e non giocarle. Poi due copie di legame gravitazionale che ci aiuta a tenere fermo anche qua il nostro avversario, perché tutti i mostri di livello 4 superiore non possono attaccare. Un cessate il fuoco che va a scoprire tutti i mostri sul terreno. Gli effetti scoperta non vengono attivati e andiamo a infliggere 500 punti di danno ai life points dell'avversario per ogni carta mostro effetto sul terreno, quindi può essere un buon finisher in alcune situazioni. Il 3 per di arma segreta che va a infliggere 200 punti di danno al nostro avversario per ogni carta che ha sul terreno in mano. Monocopia di Cilindro Magico, è vero che abbiamo tante carte che possono impedire all'oppo di attaccarci, ma può capitare che magari ce le spacchi, può capitare che non le vediamo. Il cilindro in quelle situazioni lì può essere un buon finisher. 3 per di L'hai voluto tu, che infligge 500 punti di danno all'avversario per ogni mostro che ha sul terreno. Per bloccare ancora di più il nostro avversario e soprattutto andare in combo con alcune delle carte che abbiamo visto prima, troviamo anche il 3 per di Trio Giama, che andrà a dare al nostro avversario 3 token che gli andranno effettivamente a riempire la board e che quando verranno spaccati andranno anche a infliggergli un po' di danno. 300 di danno a segnalino non è tanto, ma comunque sia, piano piano tutti questi danni iniziano a sommarsi. E l'ultima carta di mazzo è una coppia di Anello della Distruzione, che possiamo utilizzare per andare a chiudere partite o semplicemente per pareggiare se siamo messi molto male, magari abbiamo calcolato male le points con le catene di energia o l'abbiamo tirato in un momento brutto, perlomeno c'è possibilità di chiudere in pareggio. Quindi eccoci qua alla sezione delle considerazioni finali. Ultima cosa che vorrei dire riguardo al deck, mi raccomando, ricordatevi di includere le 15 carte di Fusion Deck, potete mettere letteralmente quello che volete, basta che avete qualcosa lì dentro, per non far capire subito al vostro avversario che state giocando un deck, fra virgolette, alternativo e non il classico minestrone con metamorfosi e quelle carte belle lì. Detto questo, tornando a noi, avevo già giocato questo mazzo tanto tempo fa, quando mi ero fatto praticamente tutto il giro delle versioni di Barn disponibili nel formato. Sinceramente non è proprio il mio stile di gioco questo, preferisco un po' di più la versione con Skill Drain, per il semplice fatto che pelino più facile portare a casa la win perché spegnete gli effetti dei mostri e riuscite anche a counterare cose molto problematiche per voi, però è una preferenza personale. Questa lista comunque funziona tranquillamente. Come ho già detto anche prima, la difficoltà più grossa del pilotare il mazzo è gestire bene catena di energia, perché se la tirate troppo presto e l'avversario ha modo di infliggervi danno attaccandovi o con letteralmente qualunque altra cosa e diventate voi il giocatore con meno life points, è un po' difficile uscire da quella situazione lì. Però se riusciamo a essere costantemente in vantaggio noi, a tenere i nostri life points più alti del nostro avversario di un buon quantitativo e lui non vede assolutamente out, quindi non vede tempesta, tifone, breaker o cose simili, sigilliamo la partita appena giochiamo la carta. È solo questione di giocare il deck e di prendere un po' confidenza con quello che vuole fare il mazzo. Detto questo, comunque, come sempre, se vi va lasciate un commento qua sotto, sono sempre apprezzatissimi. Io ringrazio ancora Evil, vi saluto e vi rimando ai prossimi video del canale. Ciao ciao!